La querela tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli sta davvero provocando il caos più totale all'Isola dei Famosi. Tra litigi continui e voci incontrollate sul futuro dello show, le frecciate e le accuse mettono il pepe a una trasmissione che sembra non poter vivere senza forzare lo scandalo. Se l'anno scorso il Cannagate aveva occupato le cronache sul programma di Mediaset, con strascichi ancora presenti, stavolta le voci sul tradimento a Fogli da parte della moglie Karin Trentini, messe in giro proprio da Fabrizio Corona, stanno diventando la colonna principale delle discussioni sullo show. Non ho difeso Corona. Nina Moric cerca di chiarire la frase su Belen. Durante l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, Riccardo Fogli è stato umiliato in diretta televisiva. Un fatto incontrovertibile. Sui social tantissimi lo hanno difeso e la pressione fatta dagli autori sul concorrente è sembrata eccessiva. Così eccessiva che Mediaset ha annunciato con un comunicato l'addio della capoprogetto dello show, l'autrice Cristiana Farina, e l'abbandono di diversi autori, a seguito delle circostanze che nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli. Mediaset ha concordato l'uscita dal programma del capoprogetto e di altri autori, con effetto immediato. Nella puntata di lunedì 4 marzo Alessia Marcuzzi aveva mostrato a Fogli un video di Fabrizio Corona, nel quale il paparazzo che ha sommato diversi anni in carcere gli dà del vecchio e del cornuto. Devi imparare che anche se hai fatto il cantante per 70 anni, quando vai a fare un reality devi accettare quello che accade. Io ho le prove del tradimento di tua moglie con il mio amico Giampaolo Celli per 4 anni. E ti dirò di più. Li ho anche frequentati. Ho fatto cene ed eventi con loro due. Se ti metti con una donna, più giovane di molto, devi anche aspettarti una cosa del genere. Nel momento in cui diventiamo anziani dobbiamo accettarlo. Alla fine siamo tutti un po' cornuti. Alda Di Eusanio su Corona? Dovrebbe restare di più in galera. Tra i commenti interessanti alla vicenda, quello di Barbara D'Urso spicca, perché coinvolge anche la Marcuzzi e non solo Corona. Non voglio giudicare la persona, Corona, perché sapete che non abbiamo un buon rapporto, anzi non abbiamo proprio un rapporto, ma io da conduttrice di reality non avrei mai fatto arrivare a Fogli quella notizia in quel modo. Carina Cascella ha invece commentato, Fogli ha reagito con classe ed eleganza. Discuto i modi e i toni del video di Corona, che poteva essere fatto in maniera più educata e garbata, ma Fabrizio ha fatto il suo lavoro. Poteva essere più gentile. Cercare in tutti i modi di trovare un capro espiatorio per manifestare la propria indignazione su tutta la questione, offendendo in maniera assurda e eccessiva la conduttrice, mi pare altrettanto irrispettoso. L'ex moglie di Fogli, Viola Valentino, aveva invece detto, trovo che il comportamento di Corona nei confronti di Riccardo sia veramente sleale. Ha tirato un sasso grande come una casa e poi ha nascosto la mano. Io credo che mostrare un PC chiuso e dire che lì ci sono le prove sia da vigliacchi. E non credo ad una parola di quello che dice. Dovrebbe chiudere la bocca e evitare inutili attacchi ad una persona più grande di lui che si sta mettendo in gioco. L'isola è un'esperienza dura fisicamente e psicologicamente e i partecipanti diventano persone più vulnerabili. Quindi io non condivido la prepotenza del signor Fabrizio Corona.